siamo a Barcellona, dove parla di Social Club, il video grazie al quale potremo avere la risposta alle domande che abbiamo qua, fatte da voi, fatte da FreeWid, per fugare alcuni dubbi che ci sono in merito al Cannabis Social Club. Abbiamo Marco Tricoma, Emilio Napoli, Sebastiano, Nicolas. Questo è il consiglio direttivo di With You e dobbiamo ringraziare anticipatamente. Allora, cominciamo un attimo con la prima domanda, che è questa: come sviluppate il protocollo di riduzione del danno? Avete appoggi esterni, quali psicologici o medici? Poi sì, e abbiamo praticamente un appoggio di un medico che ci appoggia fin dal primo giorno che abbiamo aperto l'associazione, sì, che è un medico italiano, quella a Barcellona, è un medico specializzato nella medicina palliativa, di conseguenza lui si occupa di fare un seguimento costante di tutti quelli che sono i soci terapeutici dell'associazione, che attraverso quelli che sono i prodotti realizzati da Roberto, in pratica fanno uso di questi prodotti a seconda di quelle che sono le patologie. Il medico fa un seguimento costante, una registrazione di tutti quelli che sono i miglioramenti eventuali e quindi a seconda delle circostanze può cambiare o no quelle che sono le dosi, quelle che sono la tipologia dei prodotti utilizzati. In molti casi Roberto fa anche dei prodotti specifici proprio per ogni paziente per appoggiare ovviamente le consigli del medico, che il medico consiglia. Certo. Allora, la seconda domanda è la seguente: qual è secondo voi il numero di soci per far sì che il modello Cannabis Social Club non sfoci in un commercio o profitto personale e venga ben monitorato secondo esigenze di trasparenza ed azione sociale? Si considera che... Non so se lo consideriamo, sì, che no hai un numero specifico del socio para que pueda haber un manejo transparente de lo que es la asociación. Nosotros tenemos 1.900 socios inscritos, de los cuales actualmente hay un 20% activo mes a mes, y no consideramos que haya que un tope de socios se necesite para poder llevar un club consciente de forma transparente adelante. Nosotros consideramos que puede ser cualquiera el cupo, mientras se manejen las cosas adecuadamente. Che le cose si facciano di buona maniera. Di buona maniera. Mi dice comunque sempre la regola che nel Cannabis Social Club ci sono delle regole da rispettare e vanno seguite correttamente. È quello che va anticipato subito dall'inizio. Il fatto che ci possano essere dei benefici non implica che questi non possano essere utilizzati per migliorare tanto le installazioni come i servizi da tesoro. Cioè, quindi per far sì che abbiano dei servizi migliori. Come gestite la contabilità internamente o vi appoggiate a consulenza esterna? Le spese normalmente come vengono stabilite? Bueno, nos apoyamos de una persona externa, pero también hay una parte que gestionamos nosotros para tener un contacto directo con los socios, ¿no? Y a su vez para tener un control de todo. E penso che ad ogni modo una spesa molto grande in un social siano anche di appoggiarci a un avvocato, per esempio. Sì, perché è necessario. È necessario, sì, è necessario per dire. Esatto. Perché bisogna considerare che qui siamo aperti per un vuoto legislativo, bene o male. È una cosa molto sottile. Quindi vorrei dire, ragazzi, no, vado in Spagna, ho un cannabis social club, vado, entro, lo apro, cioè qui. È molto difficile e ben diverso dalla realtà che abbiamo, che pensiamo ci sia dall'Italia. Ci stiamo autoregolando in questo momento. Infatti. È molto semplice, guarda, qui in Spagna ci sta il diritto all'autoconsumo e all'autoproduzione. Sulla base di questo diritto si fa un... Un diritto comune? Esatto, si esercisce di modo collettivo questo diritto per fare una produzione collettiva e avere uno spazio comune dove poter usufruire della sostanza. E quello è un concetto che in Italia assolutamente non sfiora neanche l'idea, è che siamo il social è di tutti, cioè in Italia non siamo ancora pronti condiviso a
questo concetto di parola social, secondo me. È quella che la direttiva lo dirige il club, come il club è di tutti i social. È una cosa viva, no? Che, cioè, fatta da tutti. Coinvolge le proprie attività politiche. E già anche questa cosa che stringe, che aggrega e fa sì che il social è sempre in calo. Esista, no? Esatto. È una cosa più di funzione della attività, funzione della attività, cioè molte delle attività che realizziamo sono proposte dai social, fondamentalmente. Esatto, vengono da loro. Dicevo un'altra domanda. Allora, esiste nel vostro social club una media giornaliera standard per pazienti con patologia o prescrizione medica per consumatori a livello ludico, oppure viene stabilito tutto al momento dell'iscrizione? È in base alla patologia, soprattutto per quelli terapeutici, in base alla propria necessità. Si decide sempre all'iscrizione, a modo di iscrizione, quando la dichiarano quello che consumano. E se sono o no soci terapeutici, e poi vengono certificati dal medico come soci terapeutici. Quindi quella che la quantità di consumo non sempre la dichiarano al momento dell'iscrizione. E bisogna fare una considerazione che è fondamentale, che il medico prescrive l'uso di cannabis terapeutica, ma attraverso il vaporizzatore, non attraverso diversi metodi, o attraverso, cioè comunque attraverso questo, non fumandola, diciamo. Esattamente. Nel 90% dei casi no, anche perché se pensi che moltissime patologie derivano dai problemi del fumo, quindi già si chiuderebbero tutte le porte. Esattamente. E poi l'assimilazione intrapolmonare, che sarebbe quella fumata, sempre un po' la minore per alcune patologie, nel senso che assimilandola alimentarmente è molto più massiva la dose che uno può assume nello stesso momento, massivamente, giornalmente, evitando tutti quelli che sono i problemi che possono portare un consumo, monossido e tutto il resto. E te poi sai particolarmente qualcosa che dopo ci considererai anche una spiegazione di quello che fai, perché te ti occupi anche particolarmente di questo. Un'altra domanda, ragazzi, è la seguente. Nel vostro cannabis social club, la cannabis viene ceduta previa conto associativa annuale e poi distribuita come nei modelli base, oppure viene ceduta di volta in volta al socio tesserato previa pagamento del prodotto? Poi non so se è una aportación, como el cultivo, de todos, ¿no? Es una aportación cuando quiere retirar el producto y a cambio se lleva su parte, ¿no? Esattamente, perché non è una aportación. Perché va fatta in considerazione, al momento di iscrizione della cannabis social club, il socio dice su per giù quanta cannabis entro un limite vuole adoperare mensilmente. E quindi poi il cannabis social club, cioè tutti insieme, cercheranno di produrre questa quantità che appunto è stabilita dall'inizio. E questo è un altro fondamento del cannabis social club. C'è una doppia parte: una, la dichiarazione di consumo che fa il socio al momento dell'iscrizione. Poi c'è una seconda fase, che è quella del consumo reale del socio. Cioè, spesso comunque tutti i soci che sono iscritti fanno una dichiarazione troppo, che poi non è del tutto coincidente con quello, cioè, che è il consumo reale. Quindi a distanza di 2 mesi si dà la possibilità, se è un poco di più, se è un poco di meno, di riaggiustare quella che è il consumo dichiarato con il consumo reale. Voi avete dei registri, voi avete poi dei registri, cioè nel senso, quando entra un socio, oppure quello che viene comprato da un socio viene scritto sul registro. Non viene comprato, scusatemi ragazzi. Il socio viene a ritirare la sua propria parte. Quando il socio viene a ritirare la sua parte di cannabis, c'è un registro. Bene, quindi se voi accorgete che prende sempre, ha dichiarato che vorrebbe avere 80 grammi al mese, ne prende 5, voi evidentemente ne prendete 5. Esatto, per evitare di avere un eccesso nel coltivo poi non, per noi non è funzionale, perché non è che siamo aperti al pubblico, quindi possiamo prendere l'eccesso e rivenderlo. No, quello è di qualcuno, ma in cui non lo prende, è meglio non farlo. Piuttosto che... E prendo spunto dalla cazzata che ho detto, comprare, come? No, è fondamentale, perché vedete, chiaro, ragazzi, noi non ci siamo ancora abituati a questo concetto. E perché dico io non siamo pronti per un social? Cioè, in una struttura, per entrarci dentro
non si compra, si prende quello che è tuo, diciamo così. No? Sì, con lavori, economicamente. Quello che è tuo, cioè è questo. È ovvio che c'è una collaborazione economica, siamo certo, evidente. Sì. Ognuno vive in simbolo. Ogni cosa che si fa comporta delle spese, se tu sei un cortile comporta delle spese. Ecco qui, certo. Quindi per mantenere le spese si fa un... Come è giusto, come se fosse una colletta. Invece di fare una colletta, si fa il momento in cui prendi la tua parte, fai la tua parte di colletta anche per poter... È la colletta legale. Esatto. Però come è giusto, questa è la colletta che noi vogliamo che sia legale, certificata. Perfetto, però è anche giusto che in questa colletta legale voi che ci lavorate abbiate anche il vostro stipendio. Sì, è ovvio, le persone, non solo noi, cioè tutte le persone involucrate attivamente nell'associazione vengono contrattate dall'associazione per poter svolgere le proprie attività. Alla fin fine la differenza è che voi non avete scopo di lucro. No, le persone che vengono stipendiate alla fine fa zero, cioè è fine. Cioè per dirti, noi non riceviamo un contributo, una retribuzione per quello che è l'incarico di presidente, segretario e tesoriere. No, noi veniamo pagati per il lavoro che poi effettuiamo dentro la struttura. Se lavoriamo qui come comunicazione o per la parte di gestione dei soci, tutta la parte amministrazione, lì sì c'è una retribuzione per questo lavoro. Però per quello che la parte di giunta direttiva e come giunta fondatrice non prevedi quella che è una retribuzione economica, che quello è il lavoro volontario che tu fai. Poi la parte invece che tu fai attivamente nell'associazione in cui passi 10 ore al giorno, 12 ore al giorno a lavorare, evidentemente prendi uno stipendio perché tutti dobbiamo vivere. Appunto, è quello. Altrimenti non si vive. È semplice. Però evidentemente è sempre uno stipendio, una retribuzione conforme con quella che è l'attività economica dell'associazione, mai conforme anche con quelle che sono le retribuzioni di tutti i soci dell'associazione. Lo stipendio perché voi finalmente potete fare quello che volete fare. Cioè, detto chiaramente, il concetto ragazzi è anche questo. Noi qua tutti penso guadagniamo meno di quello che guadagniamo. Sì. Ah, la grande. Però fate quello perché ci vuole l'estrema passione. Esatto, non è un problema, facciamo quello che ci piace. Ecco, la sottolineata, non è una cosa indifferente, è anche molto faticosa. Allora, come gestite il rapporto piante coltivate, soci tesserati? Coltivazione, il rapporto... Aspetta, questa la rifacciamo, ok? Sì, con la porta. Ragazzi, quanti anni avete? Io sono dell'81, 33. Tu? 82, 32. 35. 35. Voi dall'Italia da dove venite? Io dalle Marche. Io da Battivaglia, provincia di Salerno. Quanto tempo hai? Che state? Sono 8 anni, dal 2006. Ti trovate bene? Sì, bellissimo. Bellissimo. È una città che ti permette comunque di esprimerti per quello che sei. Condivido. Qualsiasi sia la tua fama, e ti puoi esprimere veramente. Sì, ma è una metropoli, non è accessore. Allora, dall'Argentina, entrambi da Buenos Aires. Allora, davvero? Pensavo che voi eravate di qui, ma lo sai? No. No. Anche loro importati, anche loro. Voi importati? C'è anche da dire una chicca. Aspetta, no, c'è anche una chicca. Lui è italo-argentino. Di dove? Potenza. Di Potenza. Io sono in Buenos Aires e sono sposato con lui. Siciliana. Minchia. L'Italia è sciocca un po'. Ciao Dudo. Posso dire una frase? Sì, sì. In Spagna, come in tanti altri paesi, straniere è la forza motrice. Siamo stranieri, ma si tratta come spagnoli. Sì. Chiaramente siamo italiani, argentini, per quello che sei. Ma si tratta come spagnoli, perché siamo la stessa forza motrice. E come vi siete conosciuti? Poi no, voi quattro. Con lui ultimamente ci siamo conosciuti quando già tenevamo With You, quando già esisteva With You. Invece con loro tre ci conosciamo da 8 anni. Sì, sì. Cioè, con lui l'ho conosciuto il primo anno quando sono arrivato qua, tra i altri amici argentini. Un giorno ci ritrovammo a casa sua, poi loro sono amici dall'infanzia, loro sono cresciuti insieme, sono dello stesso quartiere in Argentina. Quindi stavano frequentavano spesso, visto da tempo a casa sua, non vivevano insieme forse all'epoca. No.
quella casa che era praticamente già un, come un'anteprima di quello che poi è diventato meglio. Ci siamo conosciuti. Siete riportati le maniche e avete fatto. Esatto, dopo varie esperienze. Siete stati bravi. Sì. Grazie. Se ne può fermare e si va avanti. Allora, intanto vi dico un'altra domanda. Allora, come gestite il rapporto piante coltivate, soci tesserati? Bueno, nosotros tenemos a los socios que al inscribirse tienen una declaración del consumo, por ejemplo 70 gramos. Luego de unos meses, nosotros sabiendo el consumo real del socio podemos ajustarlo y ahí es donde introducimos más o menos la planta por socio, una planta que produzca más o menos la cantidad demandada por el socio. ¿Entiendes? La cantidad que corresponde al aporte del socio. C'è sempre più o meno una rivisitazione, una rinnovazione di quello che è il consumo generale dei soci, tutto perché qualcuno può consumare meno, ma qualcuno in un certo periodo vorrebbe consumare un po' di più. Sempre anche un po' per quello, non sempre, anche la parte che sia ludica o ricreativa, non sempre fumi lo stesso. Un periodo non fumi, un periodo fumi, che quindi c'è tutta la possibilità. Evidentemente quello è il coltivo per capirci viene aggiustato. Ogni pianta viene associato a un numero di socio. Sì. In base a quella che è la dichiarazione di consumo e il consumo reale del socio, noi sappiamo per esempio che il socio consuma 40 grammi mensili, una pianta produce diciamo 80 grammi mensilmente, quindi questo socio ha bisogno di una pianta e mezzo. Quindi questo numero viene dato al vasetto di quella pianta e un'altra viene condiviso questo numero con un altro numero, così da compensare ogni pianta c'è il numero di un socio applicato in base a quella della propria dichiarazione. È un lavoro un po' articolato, però è anche si permette di avere un controllo reale su quello che produce, su quello che infatti noi a parte la base siete molto scrupolosi in tutto nel registrare le cose. I coltivi hanno progetti di coltivo dietro, tutta la numerazione di tutte le piante, tutta la quantità. Un ingegnere agronomo dietro fa una prospettiva del coltivo. Chiaramente tu dici una pianta e mezza, perché tu so, cioè, poi magari quella pianta e mezza da 5 o 6 grammi in più o 15%. Però se fa sempre una prospettiva generale della produzione, tutto, sempre dalla germinazione del seme è sempre relazionato già al socio, la produzione della pianta. Siete quasi efficienti come riparto spedizione di lei. Sicuramente non come quella delle poste italiane, guarda. Poi voglio dire anche che per esempio ieri sera abbiamo fatto una dimostrazione di estrazione a freddo, l'esoletro. Voi fate delle dimostrazioni, quindi una parte la usate anche per le vostre attività sociali. Sì, chiaro, ovvio. I soci è quella parte che viene, c'è sempre, tu consideri ogni produzione, già voi. Ogni produzione può avere, tanto a livello legale si permette, come a livello proprio cioè di gestione, tu consideri sempre un 15% in più. Perché? Perché se qualche pianta ha problemi, che non esce, si cioè, ferma per tutta la natura, non è gestibile. Nel momento in cui va tutto perfetto e c'hai quell'eccesso di pianta, allora lo utilizzi per estrazioni, percorsi, per sempre poi servono, per esempio questa qui. Questo comunque viene da quelli che sono un po' il lavoro del coltivo. Dei prodotti che questo ragazzo qua produce e dopo parlerà. E questi vengono fatti con del materiale che viene da lì. Perfetto. Ogni prodotto ha un pensiero dietro su quale genetica chiaramente non è fatto. Che è una cosa molto interessante la discussione che abbiamo fatto la prima sera che ci siamo incontrati, che magari dopo brevemente la cromatografia diretta sulla pianta, vedere sul momento quello che l'innovazione americana, esatto, cioè ci sono delle cose che sono fantastiche. Sì, quello è ingegneria, quello è soldi. Allora, avete dei dipendenti che lavorano nel Cannabis Social Club e come vengono remunerati? Bueno, tenemos un empleado aparte de nosotros, Marcelino, y está Está contratado en blanco y bueno, nosotros hacemos un trabajo de la junta que formamos, la junta directiva que es voluntario,
però su questo sta facendo sotto la esattamente che ti esplicava antisemite. Cada uno se encarga de algo en concreto, por eso que funcionamos muy bien juntos, ¿no? Porque cada uno lleva a cabo algo importante dentro de la asociación. Era un po' il concetto che avevamo già detto prima noi, quando si è lavorato. Che ognuno ha lo svolge delle funzioni. È giusto così. Allora, quante genetiche è possibile ottenere iscrivendosi al vostro Cannabis Social Club? Tutte quelle possibili, in quel senso, varie, tutte quelle possibili coltivate, si possono coltivare, se seleziona prima quello che coltiva in base anche alle necessità e anche per lasciare un largo spettro di effetti che siano terapeutici o ludici. Mediamente qua trovi una base di 7-8 genetica tra cui scegliere, diciamo, di media, però non sono sempre le stesse. Ho detto che porta avanti comunque una ricerca genetica, cioè un'evoluzione costante, ogni tanto magari tirate fuori, se trovate una genetica che vi piace, la manteniamo, però di base ecco, andiamo spesso del club, anche l'innovazione e la cultura. Cioè non siamo una banca di semi che non sempre lo stesso effetto lo ricevi dalla stessa pianta. Sempre la domanda che è la conseguenza di questa, Marco, è qual è la genetica che trovate migliore a livello terapeutico? La più diffusa, diciamo così, perché non è che esiste. In base alla patologia. Esattamente. Perché soprattutto per il mercato che c'è oggi, il CBD è molto diffuso. 10 anni fa già si poteva dare un nome a una genetica, però oggi, come oggi, l'investigazione da parte dei anche segni, delle istituzioni farmaceutiche, è stata molto continua, è stata molto evoluzionata. Tranquillamente chi coltiva in casa può coltivarsi su le sue piante con CBD, le può trovare tranquillamente nel mercato. Fino a 10 anni fa non si vedeva uno spettro, diciamo un fogliettino informativo di un banco di semi dove c'era l'appartato CBD, perlomeno sì, 10 anni fa, però è qualcosa che oggi è molto attiva nel mercato. Quindi la genetica propria è soprattutto è in base alla patologia di che uno patisce e poi da lì parli di genetica, perché fondamentalmente tutte sono terapeutiche, che sia quelle con solo THC, quelle con solo CBD, la 1-1, 1-1, 3-1, quello che vuoi, tutte sono fondamentalmente terapeutiche e in base alla terapia di che uno tiene che affrontare. Invece qual è la genetica che trovate migliore a livello ludico? Diciamo così, a livello ludico cambia tantissimo. Ogni persona, però, che fai venerdì chissà se mi lontano. Dipende da quello che ogni mondo ogni ricerca. Sì, cioè, ogni c'è una persona di ricerca comunque mantenendo una genetica quotidiana, quindi casomai cioè più prediletto per le salive. E chi invece cerca il cannabis solo per rilassarsi alla fine della giornata di lavoro, quindi evidentemente va più verso un'indica casomai. Però i gusti variano in modo spaventoso. È un algo differente. Chiaro. Perché c'è una cosa che piace a tutti, no? C'è da fare una gusti e necessità cambiano assurdo. Sì, anche perché c'è da fare questa precisazione magari, che questa è una città grande, ci sono dei momenti morti che uno ha durante la giornata di lavoro, no? Invece di andare a casa, passare al social, si fa le sue cose, si rilassa come più gli piace e poi magari dopo va a riprendere il lavoro. Il bello è che i social vengono anche a lavorare e studiare. Esatto. Nei social vengono anche a lavorare e studiare, chi approfitta della rete internet, chi approfitta della tranquillità, chi viene qua, fa colazione, sfuma una canna e studia. C'è un po' di tutto. In questo sì. Siete in contatto con altri cannabis social club della vostra zona? Sì. Apparteniamo al movimento Cannabis da Mano. In questo siamo abbastanza attivi, nel senso che comunque partecipiamo attivamente a tutte quelle che sono le iniziative che si svolgono a Barcellona e non solo, cioè a livello nazionale, su quella che è l'aspetto di sensibilizzazione dell'utilizzo terapeutico del cannabis e della regolarizzazione che cerchiamo, perché comunque ci ricordiamo che c'è un aspetto ancora con un voto legale totale su quello che è la produzione e il trasporto. Cioè tutta la produzione, la fase di produzione e di fase di trasporto ne siamo ancora passibili di una denuncia penale. Per cui se ci prendono il coltivo, ci prendono quando trasportiamo l'erba dal coltivo all'associazione, siamo tutti e tre qui come giunta direttiva, siamo passibili, cioè possiamo andare tranquillamente in galera, anche se solo per pochi giorni, però
andiamo ad affrontare quella che è una causa penale in un tribunale come giunta direttiva. E allora a quel punto interviene il vostro avvocato, come si parlava prima, dopo tirerete fuori tutte le vostre documentazioni, e manderanno, succederà così, però comunque è una rotta di coglioni. Comunque c'è una casa penale, ti distruggono il coltivo perché ti distruggono tutto il lavoro magari genetico fatto fino ad oggi. E poi magari per due mesi dopo il club non c'è più. No, evidentemente poi quella zona non è una zona che poi. Una volta tu vinci, anche se vinci la causa, non è che dici ok, quel capannone, diciamo, X viene dichiarato legale, no, al contrario, quel capannone è considerato praticamente bloccato perché la polizia già sa dov'è e tu non ricostruisci di da capo, di conseguenza devi ricominciare da zero. Quindi sì, 3 minuti starebbero là. Ci tenevo a precisare appunto il fatto che si pensa in Italia che qui si viene, si coltivano piante, si fa tutto quel che ci pare e no, siamo arrivati all'Eldorado della cannabis. La legalità in questo momento è autoregolata in base a delle normative che già esistono sull'autoconsumo e l'autoproduzione. In base a queste normative noi ci stiamo autoregolando, stiamo creando un sistema di autogestione del cannabis. E infatti è quello che volevo dire, no? Una domanda di prima, che se siete in contatto, voi state anche cercando fra tutti di fare un protocollo, un modello la pratica da seguire, no? Esattamente, perché tanto le associazioni si spinge giusto. Quello, le associazioni delle associazioni si spingono modelli, protocolli dove poter lavorare liberi e si può anche rispondere a una domanda che mi è fatta in Italia tante volte, che Massimo me lo dai uno statuto di un cannabis social club. Non c'è in effetti. C'è, però è come chiedere la bacchetta magica, esatto. Nel senso che non esiste un modello legale riconosciuto dallo Stato a cui tu ti affidi. Al contrario, esistono dei modelli scritti da avvocati che, sfruttando quelli che erano degli eventuali vuoti legali o tutta una serie di circostanze permesse dalla legge spagnola, hanno disegnato degli statuti che effettivamente venivano riconosciuti dallo Stato spagnolo, quindi approvati, firmati e riconosciuti come tale, chiedendo poi di base una licenza da club di fumatori, che è qualcosa riconosciuto dallo Stato spagnolo. Le due cose insieme hanno dato vita a questo realmente. E però poi voi avete speso dei soldi per farlo, corretto. Perché no? Avete investito eccetera eccetera, e giusto per questo voi non divulgate, perché è vostro. Ogni avvocato c'è la sua bacchetta magica, esatto. Ogni avvocato ha il suo segreto, esatto. Esatto. È quello che non ci sono in giro, esatto. Questi documenti. L'avvocato che ti protegge legalmente, che crea una via di cammino che lui protegge, chiaramente. E voi comunque sperimentate sul campo. È una cosa sempre un po' le cavie in questo senso. Fate le cavie. Facciamo le cavie, perché poi di fatto ci sono persone che hanno seguito il modello di. Ah, però di fatto è così, perché alcuni modelli di avvocati sono stati più perseguiti rispetto ad altri, tant'è che alcune associazioni sono state più colpite rispetto ad altre, perché casomai avevano adottato uno statuto che non era del tutto conforme con quello che erano le leggi, no? Quindi certo. Operando in modo leggermente diverso già poteva essere considerato non corretto. Cioè non stiamo parlando di criminali, no, stiamo parlando di che casomai persone come noi, però consigliate in un altro modo, non hanno fatto i passi giusti e di conseguenza sono incappati in errori che poi hanno dovuto correggere. Perché? Per questo stesso motivo si spinge il modello unico di associazioni, perché fondamentalmente ogni associazione è diversa. Diciamo perché ogni avvocato crea una propria linea. Esattamente. Quindi è quello, ci stiamo autoregolando. E invece quanto costa il tesseramento nel club e quanto costa il prodotto al grammo, mediamente, oppure si va da un minimo a un massimo? La sezione questa di 6 euro annuale. Tu paga quando ti sei socio, c'è l'inscrizione, paga quando ti sei. E luego il prodotto varia según la calidad, il costo di produzione, il tempo di produzione, entiende? I costi, spese, c'è un rimborso di una spesa dietro, che vale. Cioè, non è lo stesso una pianta che fa 5 settimane di fioritura di una che fa 10. Esatto, non è la stessa pianta che c'è 20 o 15-50. Perché qui va tutto ad elettricità e non avete idea di quanto costi. È caro. Sembrano numeri di telefono. Sono sempre 6 cifre. Comunque, date un'indicazione da A. No, sì, no, questo si può dire.
dire tranquillamente, nel club nostro, cioè, si può accedere all'erba tra una media di approssimatamente 5-5 euro e mezzo al grammo, quando parliamo di erbe sviluppate a 8 d'oro, e a partire da 6-6,5 al grammo di erbe indoro, fino a un massimo di 9 euro, 10 euro al grammo. Che comunque devo dire, avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi, bravi, perché il prezzo è accessibile, comunque non è mai, cioè sempre in base. E poi una cosa che mi dispiace tanto, avete una serie di cose anche classiche, abituate, cioè ho visto la Jack Keller, cioè, ci sono classici, no? Che non fanno le quelle, cioè io li adoro, cioè si trova certi AK27 BF8 AK47 presente del vecchio stampo e adoro classico, faccio un grande spettro e fate bene anche. Era quello che si diceva prima, c'è un grande spettro, nel senso c'è chi è attaccato alla vecchia Skunk che vuole quella, che la provata delle nuove, quello che sia. Poi abbiamo anche selezioni americane, cioè delle piante che vengono d'oltreoceano, certo, per chi cerca l'innovativo. Ogni gusto, cada gusto color, ma certo, che per esempio e sono un po' come il vino alla fine, per farlo capire, guarda. Africa adoro le cose delle fici, tutte le sative là, delle cose che sono. Guarda, io credo che l'italiano per cultura, capisci? C'è il tuo gusto lì, esatto. Puoi trovare il tuo. Guarda, l'italiano per cultura capisce questo facendo un semplice paragone con Roberto, sempre facciamo con il vino. L'erba è come il vino, bravo, esatto. È una pianta, ognuno fa il suo gusto, ognuno predilige un'uva piuttosto che un'altra e soprattutto non significa che un vino migliore dell'altro è perché è più potente dell'altro, certo. O perché di, al contrario, perché è più raffinato, meglio curato, miglior prodotto. Se la, base la stessa cosa vuol dire, quando è un'erba di qualità, di maggiore qualità. Se la base è la produzione di un buon prodotto di qualità, qualsiasi prodotto è buono. L'unico che si può arrivare a me non piace quello, cioè mi piace più quell'altro, ma se hai preso una base dei prodotti. Cannabis, poi che sia amara, dolce, piccante, sativa, indica, ibrido, quello che vuoi. Sono i fenotipi, no? Cioè, fenotipi, ce n'è quanti? Differenti genetiche. Più le differenti genetiche, quindi sono differenze genetiche, però le differenze genetiche. Volevo chiarire che sia giusto quello che dici. La stessa pianta, dallo stesso incrocio, tiri fuori fenotipi diversi, con effetti, sapori, odori e strutture completamente diverse. Fratelli, certo. Due fratelli o sono gemelli o due fratelli si assomigliano, però non sono uguali. Sinceramente anche i gemelli. Stessa fatta che ognuno di noi ha un occhio diverso, no? Non ce n'è uno uguale a quell'altro. Allora, avete adibito un'area specifica destinata ad accogliere il consumatore e come si comporta il comune di Barcellona nei vostri confronti? Buono, è stato regolato, no? L'area è questa che puoi vedere, cioè sì. L'associazione è l'area che è disposta per i soci per poter usufruire il prodotto. E poi come diceva Seba, quella che è la parte della regolarizzazione in comune si sta. Sì, c'è da dire una cosa che è importante, quando si entra in un cannabis social club c'è una reception che non ha a che vedere niente con quello che è il club. Si entra dentro. Si fanno tutti i documenti che vanno fatto correttamente, ci si registra e di lì non si varca la porta fino a quando non siamo soci. Per il semplice fattore che la porta sta alla porta, qualcuno potrebbe suonare il campanello. Facciamo l'esempio, anche quando viene l'ispezione della polizia, abbiamo ricevuto come tutte le associazioni di Barcellona durante quella che è stata una sorta di regolarizzazione dell'associazione di Barcellona, no? Anche loro, cioè, come tutti hanno atteso l'arrivo dell'avvocato nella reception, dopodiché hanno avuto accesso all'associazione. Una prassi vale per tutti alla fine, capisci? E poi bisogna anche ricordare che una volta fatta la tessera, per poter acquisire, andare diciamo così, ad acquistare della cannabis, ci vogliono un dispensario, corretto. Per avere accesso al dispensario ci vuole un processo di approvazione che può andare dalle 24 alle 48 ore. Per il semplice motivo che noi non sappiamo quando qualcuno ti porta al club, quindi non possiamo avere la tua parte di cannabis. Esatto. Nel momento che entri socio di chiarità in lui, prendiamo la tua parte e te la dispensiamo. Quanto è costato il deposito dello statuto?
1250-1500 sì, perché bisogna che non è, capiamoci, il deposito dello statuto in quanto tale è una tassa che tu paghi, che può chiunque può scrivere il proprio statuto, andare al registro dell'associazione e registrarsi. E tutto questo non ti costa, ti costa meno di 100 euro. Sì, 34 euro costa, sì, costa tra le due tasse, sono 34, prima sono e meno di 100 euro. Da sotto. Fare una cosa. E quello che tornava, quello che dicevamo prima, tu non paghi lo statuto in sé, la tassa, certo. Paghi questa famosa bacchetta magica che ogni avvocato ha, sì, e che c'è chi te lo vende come l'abbiamo pagato noi da 1250 euro. Fino a chi te lo vende per 8.500 euro. Però forse, brevemente a dire una cosa, io voglio aprire un cannabis social club, okay? Sì. A parte ora non si può aprire più perché mi sembra che sono chiuse le licenze, Barcellona ha chiuso le licenze, stanno viaggiando anche i paesi intorno, l'effetto concatenato deciso, perché quanti ce ne sono in Barcellona? 160 solo Barcellona, solo Barcellona, sì, è tutto. Poi un buon numero, fuori tutta Catalogna 400 e qualcosa, sì. Sì, tutta Spagna, beh, la sì, concentrazione in Spagna sta in Catalogna, sì, poi la concentrazione sta in Catalogna, Spagna, poi ce n'ha una quarta parte di quelli che sono i cannabis club in Spagna, mm-hmm. Paesi Baschi, perché è differente un po' la legislazione tra Catalogna e Spagna. Di dove ce ne sono più è Paesi Baschi e Catalogna. Però voi che fate? Allora trovate il fondo, eccetera, eccetera, poi dovete chiedere un'autorizzazione a qualcuno che vi dirà che questo fondo è a norma, cioè nel senso. No, viene l'aggiuntamento, chiedi, se dice poi per questi lavori, eccetera, eccetera. E con quello hai la licenza, diciamo. Come si considerano sì, hai poi aprire. E poi cominci i soci, cominci l'attività, eccetera, eccetera. Considerate che la cannabis dentro il club ci arriva miracolosamente. Però una volta dentro è legale. Abbiamo il teletrasporto. Proprio perché vi dicevo che come prima il trasporto. Però spero bene, no, che lo faccio così per ridere. No, però diciamo una cosa rapida. Questo rientra molto. No, in questo rientra molto anche quello che la domanda che facevo prima rispetto a come sta attuando il Comune di Barcellona rispetto ai club. Parliamoci chiaro, se il Comune di Barcellona volesse realmente debellare i club, ne avrebbe tutte avrebbe tutta la possibilità di poterlo fare. Tutti sappiamo che se il Comune vuole dire basta, questo mette una camionetta di mosso davanti a ogni club di Barcellona, durante una settimana ti fa una serie di multe e di interventi tali che li mette in condizioni di poterti chiudere il club almeno durante i 6 mesi in anno. Non lo fanno perché sono coscienti che esiste una realtà sociale che è quella che si è sviluppata in questa città, per cui è più benefico verso la città approvare e riconoscere queste realtà piuttosto che lottare contro queste realtà, perché se non resi conto che il proibizionismo realmente non ha dato buoni frutti, sì, è importante. Di conseguenza stanno adottando una politica di collaborazione, tanto è vero che il Comune di Barcellona si è seduto con le federazioni, con i movimenti delle associazioni in tantissime occasioni per cercare di regolarizzare e riconoscere il lavoro delle associazioni. Cioè, anche se avesse voluto lottare contro col proibizionismo l'avrebbero fatto. Basta che seguono, ci fanno un seguimento come potrebbe fare qualsiasi poliziotto e ci trovano i cortili, ci trovano tutto. Certo. Però se non lo fanno, se non ti fanno le multe soci fuori, se non ti fermano il coltivo, se non, è perché di fatto c'è una volontà da parte dell'istituzione a voler riconoscere il lavoro dei social cannabis club. Infatti la domanda che viene dopo, avete già avuto dei controlli da parte delle istituzioni? No, non è, sì, però bisogna anche dire che in Barcellona poco tempo fa c'è stato un controllo totale, sì, hanno chiuso tantissimi club che operavano in maniera illegale, cioè in maniera non giusta, sì, in maniera irregolarità, esatto. In maniera incorretta. Ecco, quindi chi è rimasto adesso ha tutte le basi per poter appunto fare un protocollo e fare le cose tecniche. Questi 50 club come hanno chiuso, cioè tanti di questi hanno riaperto, perché quelle che erano i motivi per cui avevano chiuso erano delle inconformità tecniche del locale. Che una volta aggiustate messe a posto, il comune ha fatto un'ulteriore ispezione e gli ha riconosciuto l'apertura del freddo. Riconosce il fatto comunque non è che tutti i club che hanno chiuso erano perché erano criminali, no. Erano perché, come dicevamo, ognuno ha seguito un modello proprio, c'è cioè chi ha incappato in degli errori e chi no,
di conseguenza gli incappati degli errori più gravi, la polizia gli ha chiuso il locale, ad alcuni definitivamente, ad altri hanno gli la possibilità di poter aggiustare quelle che erano delle, sì, degli aspetti tecnici. Comunque ci sono stati alcuni social che l'avevano scambiato per un coffee shop, no? Mi sembra. In quel caso hanno chiuso definitivamente. È stato più che dimostrato in base alle perquisizioni, agli arresti che hanno fatto, che non è quantificato in base alla quantità o al numero dei soci che l'associazione ha per il reato. Ti spiego perché. Associazioni con molti poco soci, 1000 soci, sono state bastonate. Perché? Perché si comportavano da coffee shop. Associazioni con migliaia di soci dove sono state prese intervenzioni di 20, 30, 50 kg, 3.000 piante, assolti, non hanno neanche dichiarato davanti al giudice, perché sta girando le cose per bene, esatto. Non è quantificato, quindi no, io lo faccio più piccolo, non mi dice nulla, no. Devi lavorare bene. Anche la domanda del numero dei soci, questo... Però di fatto sì, cioè c'è stata un'investigazione della polizia che ha fatto sì che tutti abbiamo ricevuto l'ispezione, qua noi con tutti, la guardia urbana, con la guardia urbana e tutti credo. Non però, avete avuto parliamoci, è come quando la guardia urbana va in un ristorante o in un qualsiasi altro commercio a vedere se tutte le carte stanno in regola, cioè se hai permessi di attività in regola, se lo statuto è approvato dallo Stato e se stai facendo tutto il tuo lavoro informatore. E come funziona quindi il trasporto di cannabis, ragazzi, visto che è illegale il trasporto? È lì che c'è il vuoto. La cosa come va? Che chiaramente lo fai di nascosto. Non è da nascondere le facce, te lo spiega. Però che succede? Che nel momento che c'hai intervenzioni, comunque sia, c'è tutta l'istituzione del club dietro che depenalizza quel tipo di atto in base a che in questo momento non c'è la completa legalizzazione o penalizzazione di questo atto, però è un atto riflesso di tutto il sistema. Quindi è un atto che ci dovrà essere. Cioè, perché com'è? Certo. Non abbiamo il teletrasporto, quindi l'erba non è che arriva, fa ste casca. E quindi tutto in fase di regolazione. Quando in caso di che veniate, diciamo così, trovati in un momento durante il trasporto, la merce la prendete. Ti chiede se c'è una strada di spiegare. Anche se risolve la causa, perlomeno viene sequestrata. E magari sì, poi la riavete poi dopo in condizioni dopo cioè, ci fate tutto neanche la festa come hanno fatto come hanno fatto Cangiasa ai suoi tempi, i primi che hanno vinto la causa nei paesi baschi che fecero un falò davanti all'associazione ti voglio dire una cosa, l'anno scorso per esempio c'è stato un periodo dove le intervenzioni erano quasi limitatissime proprio per questo motivo, perché andavano nei club, compresa massivamente, sequestravano tutto in base alla legge, riportavano dietro del materiale che era da rimborsare, quindi chiedevano i danni e il comune di Barcellona doveva ripagare i danni sopra a quello che non è la regolarizzazione. Quello è uno dei vari motivi per cui loro hanno avuto spese dei soldi. Perché sono tutte le spese che hanno. Alla fine poi devono risarcire in fondo. Sì, perché c'è questa contraddizione. Per noi per esempio ci comporta tutte le spese gestione di quello che era la nostra libertà, tra virgolette, cioè, avvocati, tutto, perché nel momento della detenzione, sì, ok, a livello del club e tutto, la multa non c'è, però l'avvocato che ti segue il caso dopo lo paghi, quelle sono spese che ci abbiamo noi privatamente. Nel caso nostro, per fortuna, non abbiamo avuto ancora, non abbiamo dovuto affrontare ancora nessuna di questi problemi. Nel caso di video. Avete un massimo giornaliero di distribuzione per ciascun socio? Sì, il massimo se puoi ritirare i diari sono 5 grami. 5 grami. Questo lo stato siamo noi, no? Sì, e poi, infatti, perché sennò. Non puoi uscire di qua con 20 grami di. Ma e poi volendo un socio, se per esempio ne adopera in parte, ve la puoi lasciare qui e rivenire a usare il giorno dopo, no? Cioè, senza uscire per essere bello tranquillo, perché bisogna ricordarci che se si esce, limite del ritiro. Se si esce anche lì sorgono dei problemi, non c'è un limite minimo di quello che tu puoi ritirare oggi. Nella mia parte mensile oggi ritiro questo, tra quello che sia tra poco ritiro di più, quindi si gestiona sempre in una sì, in però una c'è un massimo quotidiano di 5 grammi, c'è un massimo quotidiano di 5 grammi chiaramente, però non è. Quanto tempo che avete un
anno. Un anno? Abbiamo compiuto da poco un anno. Il 17 novembre abbiamo compiuto un anno. Possiamo farlo. Positivo. Positivo, 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 perché soprattutto si è creata una, il bilancio è più positivo perché si è creata una famiglia grandissima, una grande famiglia con tantissime persone che si sentono qua come un capo, che secondo me è successo la più grande, no? Che vengas aquí te sientas comodo, che sí, te gusta estar aquí, che te quieras quedar aquí, che non vengas a buscar tu parte del cultivo e te vayas a tu casa, sino che disfrutes de las actividades que... Es un social club, una associazione, come può essere in Italia una bocciofila, loro parlano delle bocce, per gli anziani che vanno lì e giocano a bocce, ma l'anziano lo stesso gioca a bocce fuori, ma anche... è un'istituzione che crea un posto dove sì, il risultato dove più bello dopo un anno è la partecipazione. Anche l'ice, no? Che bevono il vino, assaggiare, è la stessa cosa. Infatti la settimana prossima dovranno approvare quello che è stato fatto ieri. Settimana prossima so ci fa. E vengono a degustare quello che è stato fatto ieri. E dunque, avevamo detto prima che in un cannabis social club non si dice chi è il proprietario o chi è, come si dice praticamente, com'è il termine giusto? C'è una giunta fondatrice, che in questo caso siamo noi tre, mm-hmm, poi c'è una giunta direttiva, in questo caso siamo noi tre, che sarebbero il presidente, il tesoriere e il segretario, mm-hmm, e poi a partire da là si sviluppa tutta quella che è un, diciamo, un gruppo di persone che collaborano attivamente con, con l'associazione. Nel caso nostro sono le due persone contattate che erano Marcello, che diciamo prima, che lavora internamente all'associazione, e la persona che si occupa del coltivo. E poi ci sta anche Roberto, che evidentemente è quello che gestisce tutta la parte legata alle genetiche e si occupa della parte legata alla produzione, cioè fa la selezione genetica che portiamo avanti, e poi qui si occupa della parte della parte terapeutica, che è un prodotto suo, esclusivamente suo, che però porta avanti insieme al medico dell'associazione, che è un medico italiano, si chiama Mariano, e niente, quindi l'associazione bene o male è un gruppo di persone che tutti collaborano attivamente al questo allo movimento sviluppo dell'associazione. E quanti soci avete così? Abbiamo più o meno teniamo 1900 sì, iscritti, sì, però attivi più o meno un 30%, cioè, sì, più o meno, questo è 20-30% di soggetti normali. Adesso ci siamo accorti che... Scusa, sì, anche perché c'è il discorso che una persona può avere tessere di più. Esatto, sì, di più attualmente si sì, può avere, e poi ricordiamoci, il numero totale è come un contatore, realmente, cioè ogni persona che entra è obbligato a iscriversi, certo, altrimenti non può entrare, di conseguenza. Come diciamo, cioè sono persone che hanno tessere di più club, certo, e non sempre vanno nello stesso per poter prendere, come quando vai in un'enoteca, tu vai in una e in un'altra, certo, perché prendi il prodotto tipico di un casomale. Diverse associazioni non fanno le stesse attività, c'è l'associazione molto più legata alla cultura, dove trovi sempre musica dal vivo, tu entri continuamente musica, è molto più relazionata alla musica. Con il cane però lavora molto nella cultura, chi lavora più nella pittura, chi lavora più nelle manifatture, cioè l'associazione con i corsi di informatica, corsi di lingue, massaggi, trovi di tutto. Officina di biciclette, esposizioni d'arte, come la vita, addirittura c'è un'associazione, quest'anno è fondata da gente legata molto col ciclismo, e c'hanno tagliere, come si dice, vabbè, fanno corsi di come si aggiusta la propria bicicletta, di come si aggiusta la propria bicicletta. Ognuno disegna l'associazione in base a quelle che innanzitutto la le attività sociali. Per esempio noi qua facciamo tantissime attività sociali legate a quella che è la cucina, perché di fatto loro due sono entrambi cuochi, sono entrambi chef, di conseguenza facciamo molte attività legate a quella che è l'aspetto culinario, tanto legato al cannabis come culinario in generale. Abbiamo fatto notti dedicate alla cucina messicana, alla cucina italiana, di tutto. Alla fine si approfitta sempre bene o male quello che è il talento di ognuno, no? Cioè, io mi occupo di pubblicità, loro si occupano di cucina, quindi voi non voi qua facciamo tutto quello che è bene o male, arte, quello musica, che cucina. Quello che apporta pieno, che sta le casse, si chiede di compartire con nostro socio che è pieno. Che sia con la mesa... la messa elettronica, c'è un socio che è diventato il DJ della casa, perché è il creatore di una tavola che si chiama Rec Table, che per fare musica è stranissima, è una tavola tipo touch dove appoggi dei pezzi di plastica, dei cubi di plastica, che girandoli genera musica, muovendoli genera musica.
bellissima questa cosa, lui viene tutti i primi venerdì del mese a fare un corso a tutti i soci su come funziona la... quindi tu vedi là tutti i soci che giocano con questa tavola, c'è una figata. Alla fine ti ci divertiamo perché bene o male tutti fanno musica in quel momento, non è che è la musica del DJ, no, la musica la fanno tutti. È un corso, ci divertiamo una cifra. Alla fine l'intenzione è una, il club è una casa vissuta da tanta gente che tutti quanti apportano qualcosa, sì. Ci vive quello che pittura, ci vive quello che fa musica, ci vive quello che... Beh, là abbiamo un murales che ha lasciato un artista brasiliano, è stato qua come in casa, appunto ci ha lasciato un murales che è un suo pezzo unico che ci ha lasciato qua, vengono, ci portano regalini, soci, perché dimostra veramente come in casa per tutti alla fine, come una seconda casa. Quindi tutti vogliono un po' apportare quello che è un elemento. Parlando un attimo di cannabis terapeutica, ci potresti intanto raccontare dei prodotti che tu produci? Beh, noi come club, io come dispensario, i prodotti terapeutici, quella è un'altra... c'è sempre una grande confusione, no? Su come il cannabis terapeutico. Molta gente ancora è all'oscuro di tutti i subprodotti che si creano con il cannabis. La prima relazione che c'è, ah no, io trovo il cannabis, fuma carne. No, quello è totalmente sbagliato quel concetto. E allora lo stesso ai soci del nostro club, in base a tutto il progetto terapeutico o di spontanea volontà o di propria volontà, possono accedere a una diversa assimilazione del cannabis. Nel club, nel cannabis club non vengono solo fumatori di cannabis, c'è gente che arriva per altri lati e arriva al cannabis, chi per gusto, chi per sfortuna, però tutti arrivano al cannabis, quindi non possono assumerlo della stessa maniera. Certo. Si creano prodotti in base alle loro necessità. Conta che perlomeno un 60% delle malattie derivano dal fumo, dai problemi del fumo, che siano dell'apparato digestivo, respiratorio, nervoso, quindi già lì si metterebbero muri davanti a loro. È una diversa assimilazione dei cannabinoidi, soprattutto perché dovremmo chiamarlo cannabis, come ti dicevo prima, no? Certo. Marijuana è più un termine relazionato a quello che è l'atto ricreativo. Ma poi sì, è un po' vecchio, dovremmo cominciare a chiamare i cannabinoidi, perché sono quelli che si cercano nella terapia. È come se una persona se prende un paracetamolo e lo stai chiamando tossico. Perché? Perché proviene tutte e due dalla amapola, cioè dal papavero. Cioè non è che sei un eroinomane, è un'altra. È un altro metodo di assimilazione e comunque sia tante persone non possono stare relazionate per la propria vita con quello che è l'attività ricreativa, nel senso alcune costrizioni patologiche possono arrivare a far disfruttare quello che è la parte psicoattiva del cannabis, però tu pensa, immagina per esempio, faccio l'idea, padre di famiglia, arriva da un incidente, dolore cronico perché magari ha le piastre, si sveglia la mattina, deve portare i figli a scuola. Non è che si può magari fumare la canna o fare il vaporizzatore. Allora si crea un prodotto dove è repressa la parte psicoattiva, esatto. Si mantiene tutto quello che è la parte medica, come si crea anche prodotti che arrivano a terra, c'è la parte psicoattiva. È il futuro. Bisogna relazionarsi con i cannabinoidi, certo, più che con il cannabis. Chi cerca, mi fanno continuamente le domande di qual è la genetica migliore per me, qual è la genetica migliore per questo. Io cerco sempre di stimolare, di conoscere quello che sono i cannabinoidi. Quindi in base a questo puoi scegliere quello che ti pare. Non è tanto la genetica. Perché ci sono delle nuove tecniche di astrazione che ti permettono di fare delle azioni mirate e tagliare o prendere quello che uno desidera. Diverse tecniche di assimilazione delle istruzioni fa diversi effetti nel corpo, diciamo. Esatto. Perché se la medicina cannabica è molto, molto semplice, è qualcosa che noi già ci abbiamo dentro e lo stiamo stimolando per completo. E una cosa brutta è che in Italia questa crema qui è vietata. Madre mia.
questa crema ha risolto i problemi di non so quanti anziani. Questa ragazzi è crema, sembra proprio olio d'oliva, c'era l'api e una parte di olio di mandorle dolci. È estratto di canna. È estratto di canna. No, ovviamente. Abbassa tutto il conto di THC, fra l'altro, o no, questo? No. Questo ce l'ha un po' di THC. Perfetto. Tutti i miei prodotti hanno un po' di THC, non abbiamo noi la genetica dove il THC è... Sì, no, ma io volevo dire semplicemente che spesso ci sono anche dei prodotti che funzionano anche con CBD. Ci sono delle cose che hanno una maggior parte di CBD o una parte minima di THC è sempre presente in quella dell'estrazione, anche se si esaltano quelle che sono del CBD. È la genetica che lo sopprime completamente. Nel caso di questo. Anche tu tramite la chimica puoi arrivare a sopprimerlo comunque sia il THC, però arrivi ad uccidere flavonoidi, non so come si dice in italiano, terpeni flavonoidi. Che comunque sia, sono quelli che hanno anche una grande parte terapeutica. Ecco perché oggi si studia proprio dal principio, dalla genetica, e poi si usa una semplice tecnica di estrazione per assimilarli. E comunque, sempre per il mal di schiena, io non voglio raccontare un po' a scuola. Mal di schiena, antidolorifica, antisettica. La mia cremina, me la metto e mi passa il mal di schiena. Se no vai dal dottore, il governo può no, dire, ma di testa, no, ti dice mi fa male la schiena questo e ti passa il mal di testa, ti passa le migranie, se no sempre per la pastiglia. No, perché se no se per il mal di schiena ti vai dal dottore, ti manda al pronto soccorso, ti fanno fare le lastre, ti va dicono, alla ti dicono che devi stare a letto, poi allora ti danno tutte tutte quelle punturine belline, e poi fra l'altro uno è stato anche ora vietato, insomma, e poi dopo una settimana ti passa il mal di schiena. Sì, per poi farlo ritornare tante volte. In base a tutte le terapie che usa la medicina occidentale, è perché tu torni. E questo è olio per massaggio. E questo è olio per farsi massaggio. Questo è l'unico prodotto che è relazionato sempre con lo sfondo terapeutico, però è olio per massaggio. Perché in base alla richiesta di tante massaggiatrici, alla potenza medica del cannabis, c'è stata una diretta assimilazione, poi anche in internet già lo trovi, lo vedi, e ho fatto anche l'olio per massaggi, e tantissime massaggiatrici stanno dietro con l'olio, va benissimo, rilassa, c'è un rilassamento muscolare, certo, perché bisogna sempre considerare che è naturale, cioè io voglio dire una cosa, l'abbiamo già dentro tutto questo che vedono, sistema, questo tutto questo che si vede qua, no? Sopra, no? Che bello, con la grafica, tutta la bottiglietta, no? Te lo puoi fare tranquillamente in casa. Cioè, come ci sono arrivato io, te lo puoi fare tranquillamente in casa. È quella la paura. E tu la bottiglietta, ti pigli una micrografica. Adesso tu fai le copie stampate. Cioè, il dispensario è più un progetto che un'impresa. Sempre lo spiego. È stato creato perché all'inizio io facevo questi prodotti per poche persone, con la poca produzione di quello che c'avevo io. Qualche anno fa mi sono purtroppo reso conto di che c'avevo una soluzione in mano. Tu dici purtroppo, perché? Perché non capisci? Dovrebbe essere... Sarebbe bene che la gente non stesse mai. Ce l'avrebbe tutto. Sarebbe quello il concetto, no? E allora ho cominciato a fare questi prodotti e tutto. A dedicare anche una parte del coltivo per creare questi prodotti, sempre in un numero limitato. Poi in base alla richiesta si è dovuto aumentare tutto, ma anche i prezzi del recupero costi di questi prodotti, le persone quando sente il prezzo che hanno questi dice ma così poco? Perché? Perché è il recupero costi. E certo. Questi prodotti sono esclusivamente terapeutici. Poi l'olio per massaggi sì è terapeutico, però non è strettamente necessario per qualcuno. Quindi da lì passa, non vorrei dire in seconda classe, però un po'. Secondo piano, però è più recupero costo dietro a tutto quello. Certo. Quel poco rincaro che c'è sopra non se lo guadagna nessuno, cioè se lo stanno, altre associazioni anche appoggiano questo progetto di dispensario, c'è un guadagno proprio minimo che è impercettibile nel momento che metto benzina per spostare il due cose, io già ne sono guadagnato a metà del guadagno, però beh, lavoriamo da con altre cose lavoriamo, questo è totalmente per malati, quindi è per creare un accesso diretto che sia
giuridico e che sia economico tra il malato e la medicina. Sì, perché c'è quel rapporto fra natura e paziente. E tu potresti coltivare in casa, no? E certo, c'hai le tue belle quattro piantine, che sia in balcone, che sia in indoor, no? Arrivi a conoscenza dei questi prodotti, perché una è fatta con l'alcol, che lo compra al supermercato, no? Certo. Quell'altro è fatto con l'olio di mandorla, l'olio d'oliva, e dice, oh, cavolo, ma ce l'ho lì dentro, e dice, come si fa? Beh, guardi YouTube e cominci a lì a informarti e dici, cazzo, sono molto semplici questi prodotti. E da lì cominci a informarti, a leggere, comunque sia, certo, cercate studi e cose. Cominci a vedere che tu c'hai sto mezzo miracolo, che è un mezzo miracolo, sì, tra le mani. Tu non vai più da una farmacia o da un pronto soccorso, non ce l'hai più. Cadi, te c'hai tutta la mora qua grossa, il braccio gonfio, che fai, vai alla farmacia, che te dà le cose in parce, pa, 8 euro, ti dà 8 euro al governo. No, tu c'hai questo perché le tue piantine te le sei fumate, con i resti, una parte del regime, te le sei messe lì, ti ci metti l'olio di cannabis e in 2 giorni non c'è più nulla. Dici, cavolo, non hai toccato una farmacia, non hai speso per andare alla farmacia, non hai neanche, capisci che te voglio dire? Sì, poi oltretutto non sei andato a farti fare la ricetta. Ciao, bro. Oh, tocchi il portafoglio del governo. Mentre questo cibi di buono. E questa qui è il famoso olio. Bello, questo estratto è estratto con altro. È una semplice estrazione intravita, chiaramente con le tecniche di pulizia molto migliori. La base libidica è stata tolta completamente. Aspetta, cerco di vedere, magari con questa temperatura qualcosa esce. Sì. Questa è la pasta madre fondamentalmente, che poi si mescolano all'olio di cocco, olio d'oliva per una migliore gestione, perché gestire questo per un anziano o per la cosa non è facile, capito? Allora si cerca di creare un mezzo di trasporto tra malato e medicina, semplice olio di casa. E comunque bisogna dire che su questo ci sono anche degli studi comprovati, anche la Cristina Sanchez, eccetera, eccetera. A parte l'Italia, l'informazione medica più alta. Veramente in alcuni casi cura alcuni tipi di tumore, questa sostanza. Questa sostanza qua fa paura a tante persone, cioè, che ci guadagna sopra la salute. Io non voglio magnificare il cannabis, perché in alcune specie, alcune patologie, cose, il cannabis aiuta al recupero, però per natura si arriva anche al non successo del cannabis. Molto pobre, molto piccola questa. Percentuale dei fallimenti del cannabis è quasi impercettibile. La medicina normale, con tutti gli studi che hanno sopra, la percentuale dei fallimenti è molto più alta. Per questo? Semplicemente perché se la patologia non la curano, crea gli effetti negativi di postumi di tutta la terapia aggressiva che hanno fatto. Per questo che io insisto che bisogna creare un protocollo dove si scrive paziente in maniera anonima Mariano, la patologia quanta crema usata. Mariano, se lo faccia con il medico, lo faccia con il medico, anche in maniera anonima, cioè io te dai questa qui a tua mamma che mi fa male, e dici ok mamma, te lo do, ma mi scrivi se ti guarisce, che cosa ti fa, e quello è l'argomento, lo metti. Già lo stavo facendo con il medico, già stavo facendo. Perché questo materiale, questa pianta, hanno bloccato lo studio, non abbiamo dati, è stato completamente scancellato. Mariano esattamente si sta ricominciando. Mariano sempre lo dice, per esempio il cannabis, Mariano dalla parte medica vede dove non è fatto andare avanti il cannabis, perché gli studi per accertare un medicamento sono fatti su decine di migliaia di studi, sia dei punti, come sia, no? Le persone. Il cannabis, gli studi che sono sempre fatti in maniera privata, quindi sono arrivati sempre a dei studi di poche centinaia o magari poche migliaia di persone in base a uno studio, quindi non entra nella farmaceutica, diciamo, come uno studio approvato.
è questo anche che non fa ricerca, perché devono tirare fuori il mercato. Lo studio è fatto su decine di migliaia di persone, certo, che sia di animali, con il cambio si sempre limitano questo numero, perché? Perché se no diventerebbe uno studio certificato, diventerebbe uno studio che dice, oh, guarda un po' la percentuale su queste decine di migliaia di persone, fumene, allora lì il cannabis poi diventerebbe un'istituzione. Lo so, ma è quello che noi dovremmo fare, non comincia mai, non ci si arriverà. Noi lo stiamo facendo con le persone che lo... però non è facile... mettere 100.000 persone in base a uno studio dove tu gli stai dietro in base ai medici, ragazzi, lì solo la farmaceutica lo fa, capito? Ragazzi, vi ringrazio e adesso forse è giunto il momento accendo una bella cannetta. Sì, adesso lì intorno magari adesso lì intorno. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo e siete stati veramente utili adesso per questo materiale. Grazie per la visita a Barcellona. Grazie. Disobbedienza massiva. Tranquilla, sempre. Pacifica, però disobbedienza sempre. Massiva. Grazie. Grazie.